Quello di oggi non è un video tappabuchi, cioè sì, in realtà forse lo è, però è una cosa secondo me molto molto interessante, perché praticamente come funziona il video di oggi? Ho fatto una storia su Instagram in cui vi dicevo di chiedermi cose e alle domande avrei poi risposto su un video YouTube. Quindi oggi quello che vado a fare è andare sul mio Instagram, vedere tutte le domande che mi avete fatto e rispondervi. Allora, in realtà non mi sono preparato nulla, perché ho deciso di rispondere proprio così, al volo, alle domande che mi avete fatto, quindi tante domande neanche le ho ancora lette. Vediamo che cosa succede. Quindi partiamo subito, ma prima cosa, dato che non ve l'ho mai più detto all'inizio di video, vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche, di andare sui miei social Facebook, ma soprattutto Instagram, perché su Instagram metto cose, faccio cose, come potete vedere ho fatto un video dove rispondo alle domande che mi avete fatto su Instagram. Andate a seguirmi anche lì, perché ci sono cose fighe. Vabbè, ho il 9% della batteria, quindi devo fare anche in fretta. Andiamo. Prima domanda: da quando suoni la batteria? Io suono la batteria da quando avevo 13-14 anni più o meno, quindi adesso ne ho quasi 27, quindi sono più o meno 13-14 anni che suono. Seconda domanda: che cosa ne pensi del marchio D-Drum? Allora, il marchio D-Drum è un marchio secondo me molto molto figo. Io purtroppo le batterie acustiche non le ho mai provate. Credo che vadano bene soprattutto per generi più rock, hard rock, metal, questi generi qua, anche perché li ho sempre visti usare da batteristi che fanno quel tipo di genere. Per quanto riguarda invece la parte elettronica, io uso i trigger D-Drum perché secondo me sono molto fighi, sono molto resistenti perché sono fatti in metallo, sono fighi sia quelli rossi sia quelli neri, però quelli rossi sono più fighi perché sono rossi. Vabbè. Quindi per quanto riguarda i trigger ve li consiglio sicuramente, perché D-Drum comunque li fa veramente veramente molto molto bene. Hai particolari influenze musicali provenienti dal jazz? Sì, in realtà mi piacciono molto tantissimi batteristi jazz, soprattutto jazz più antico, quindi Buddy Rich, Jim Krupa, Tony Williams, Art Blakey, Jacques Dejonet. Secondo me sono quelli i batteristi che bisogna ascoltare veramente, sono quelli i batteristi che possono influenzarci veramente tanto. Poi ho fatto un video su Peter Erskine, quindi Peter Erskine è sicuramente un gigante della batteria jazz, e tra l'altro uno di quelli che mi piace tantissimo, forse quello che mi piace di più a suonare jazz moderno, è Antonio Sanchez. Raga, Antonio Sanchez è veramente totale, se non lo conoscete andate a vedere qualcosa perché è veramente bravissimo. Poi andiamo avanti. Pro e contro di usare le spie e gli in-ear monitor? Allora, questa è una bella domanda. Io ultimamente con la band sto usando solamente gli in-ear monitor, soprattutto per scelta della band, tutti lì abbiamo gli in-ear monitor, non ci sono spie sul palco, anche perché senza spie sul palco ci si può muovere più facilmente, non ci sono casse che rompono le scatole di qua e di là. Per quanto riguarda il feeling invece è un po' diverso in-ear monitor e spie, perché con le spie, poggiamo il cellulare qua se non mi cade, chi fa rock, chi fa rock, questa roba qua è molto più figo, perché si ha più, si sente peggio con le spie, perché suonando proprio con lo strumento davanti, ovviamente soprattutto per noi batteristi, si ha bisogno di tanto volume dalle spie, però dall'altra parte è più figo, cioè è più figo, senti tutto insieme, tutto impastato bello, boh, da suonare quel genere lì secondo me è più figo. Però devo ammettere che soprattutto se si fanno tante date, gli in-ear monitor sono comodi e sono fighi. Perché? Perché si sente tutto molto bene, e più che altro stancano molto meno le orecchie, perché noi possiamo decidere di tenere anche i volumi un pochettino più bassi, ovviamente non bisogna tenerli a zero, però possiamo tenerli un pochettino più bassi e quindi stancarci meno, perché dopo un po' se teniamo i volumi altissimi, sempre altissimi, le orecchie si stancano e non fa così bene. Mi si sta scaricando la batteria. Come farsi pubblicità su internet? Allora raga, questo è farsi pubblicità su internet adesso è facile e difficile allo stesso momento, perché ognuno di noi può avere i mezzi per farlo. Basta una fotocamera o anche la fotocamera del cellulare, un computer per più o meno editare, qualcosa per registrarsi e siamo a posto. Però il fatto è che non è così semplice, non basta fare la cover e buttarla su internet o buttarla su YouTube e farne una ogni tanto così e sperare che migliaia di persone la vedano. Prima cosa ci vuole un'idea, cercate di fare qualcosa che fate solo voi, anche se fate le cover, cercate di farle in un certo modo, cercate di fare un certo tipo di cover che magari altri non hanno fatto, oppure cercate di farle in un modo diverso, trovate qualche idea particolare, oppure se volete fare video di batteria ad esempio come quelli che faccio io, cercatevi un modo di farli, perché ovviamente quando si parla di batteria vabbè, tante cose magari si possono anche dire uguali ad altri batteristi, è normale, però cercatevi un vostro modo, così che la gente arrivi a guardarvi perché voi fate quella cosa in un certo modo, la fate diversa dagli altri. E per trovare questo modo, la cosa migliore è
guardare degli altri video, ma non di batteristi, non di musicisti. Trovate qualcuno che fa video anche di altro e cercate di portare quelle cose che fa lui, quelle idee che ha lui nei vostri video. Però in generale cercate prima un'idea che vi piace, ovviamente. Non pensate solamente devo fare milioni di visualizzazioni. Pensate a cosa vi piace fare e a farlo al meglio. Seconda cosa, la costanza. Non fate un video all'anno. E poi, 3, l'umiltà. Anche se, anziché 3, dovrebbe essere al primo posto questa cosa qua. Non vogliate far vedere che siete dei fighi. Cercate di essere umili. Sapete quanto io ci tengo a questa cosa, ma è una cosa veramente importante. Poi, il channel non lo usi mai e usa un po' di doppia cassa su. Allora, prima cosa, il doppio pedale non lo uso, ma per un motivo molto semplice. Perché non sono capace a usarlo. Ce l'ho il doppio pedale, l'avevo comprato anni e anni fa quando ero intrippato per il metal, per le cose. Però poi, non so se per pigrizia o perché magari non mi interessava tanto, ma il doppio pedale non l'ho mai usato. Non mi sono mai messo veramente lì a studiare il doppio pedale. Quindi, se non vi porto il doppio pedale sul canale, mi dispiace, ma non so usarlo. O comunque lo so usare un pochettino, ma c'è gente che lo sa usare molto meglio di me. Il Chide invece lo uso, però non lo uso tanto, neanche quello. Quello ce l'ho, ogni tanto lo metterò in qualche video sul canale, tranquilli. Come accordi Tommy i timpani? Bene. No, non è vero, non li accordo sempre bene, in effetti. Li accordo sempre abbastanza bassi. A me in generale piacciono molto i suoni bassi. Cerco di avere la stessa nota sopra e sotto e poi tiro un pochettino di più la pelle risonante, perché se ho la stessa nota sopra e sotto il tom diventa lunghissimissimissimo. Invece con la risonante un pochettino più tirata il suono tende a stopparsi prima. In generale però cerco di avere sempre un buon attacco e una coda non troppo corta. Cioè cerco sempre di lasciare un po' respirare i tom e i timpani, perché sennò poi quando suono diventa tutto troppo secco, quando si aggiungono gli altri strumenti diventa tutto troppo tuc tuc. Non vi preoccupate di avere un tom che ha un po' di coda, un timpano che ha un po' di coda, perché in realtà quello è il suono figo. Poi, quanti anni hai? Non ve l'ho mai detto. 26, quasi 27. Ad agosto, il 27 agosto ne faccio 27. Quali microfoni consigli per la batteria e perché? Ciao. Allora, io per la batteria ho dei microfoni HG che non mi ricordo quali siano, non ce li ho qui, quindi poi li andrò a controllare. Facciamo così, vi lascio qui sotto in descrizione i microfoni che ho io, che uso io, che sentite sul canale. Comunque, una valigetta, la Rhythm Kit della KG, che non sono proprio di quelli super economici, però non sono neanche troppo costosi, quindi secondo me è un buon compromesso, vanno molto bene. Gli unici che ho cambiato sono stati i panoramici. Infatti i panoramici che vedete sono dei Sontronics STC1. Vi lascio comunque qui sotto in descrizione il link e vi lascio anche qui o qui, che non mi ricordo mai, la scheda per andare a vedere il video proprio sui Sontronics STC1. Poi altra domanda, sono veramente tantissimi. Come fare ad avere una cassa con molti bassi? Allora, per avere una cassa con molte basse dipende da che cassa hai. Per avere più basse in generale è meglio avere una cassa un po' più profonda, almeno profonda 18 pollici, e poi dipende che pelle gli metti. Io per avere una cassa con molte basse consiglio la EMAD della Evans. Quella è molto figa perché è come fosse già equalizzata. Quali sono i batteristi a cui ti ispiri? No, non è vero, quella era dopo. Come trovo gruppi e date a livello materiale? Rompendo le scatole. Trovare date è solo rompendo le scatole. Sia che voi facciate pezzi vostri, sia che voi facciate cover, registrate qualcosa, registrate un video, registrate un EP, qualcosa, e poi rompete le scatole su internet, sui social e ai locali. È difficile trovare le date, però vedrete che pian pianino, se rompete le scatole, se avete la costanza di rompere le scatole, i risultati arriveranno. Per trovare gruppi, un po' conoscenze, andate alle jam session su internet, iscrivetevi a Villaggio Musicale, è molto figo. Lì si possono trovare veramente tante persone anche della vostra zona che magari sono interessate come voi a cercare dei gruppi, a fare delle date eccetera, quindi è un buon modo. Però soprattutto andate alle jam session, ragazzi. Se ci sono jam, non vi preoccupate, andate, buttatevi e suonate, non preoccupatevi. Consigli DV Anywhere o devo convincerli a darmi cassa elettronica che abbiamo in studio? Allora, ovviamente se tu hai la possibilità di suonare una batteria elettronica acustica, quella che vuoi, è meglio. Però io il DV Go Anywhere, per chi non sapesse cosa sia, vi lascio la scheda anche del video che ho già fatto, sempre in uno dei due posti, ma non me lo ricordo. Lo consiglio perché è fatto bene, è figo. I pad, ci sono dei pad più fighi di quelli, però comunque non sono male. Poi volendo si possono anche cambiare, si può fare quello che si vuole. Lo consiglio perché si monta veramente in 5 minuti e si ha una batteria vera. Di pad, ok, non fa rumore, non ci sono i suoni giusti, però comunque si riesce a studiare molto bene lì. Quali sono i batteristi a cui ti ispiri? Dipende un po' dai momenti. Però in generale i batteristi che mi piacciono di più sono sicuramente Kevin Harrison, Vinny Colaiuta, che vabbè piacciono a tutti sempre. Mi piace un sacco Benny Greb perché ha un modo di pensare, un modo di interpretare la musica, un groove che fa, i feel sono fighi, sono freschi, non sono sempre
le stesse cose. Antonio Sanchez, come dicevo prima, mi piace tantissimo. Come italiani mi piace un sacco Filmer, da cui vado a lezione. Alfredo Golino, Max Furien, da cui sono andato a lezione, una figata. Christian Meyer mi piace tantissimo per le sue idee, per la sua tecnica, fighissimo. E in generale direi questi qua. Giovanni Giorgi, raga, Giovanni Giorgi bravissimo. Su come accordare i tamburi per ogni singolo genere, i più famosi. Ma allora, su come accordare i tamburi ci andrebbe un video, magari penserò a un video su questa cosa. Comunque, a parte che è una cosa molto personale, perché non c'è un modo apposta per ogni genere, però indicativamente di solito si fa sul rock suoni più bassi, più pomposi, diciamo. Invece nel jazz si pensa alla batteria più come uno strumento normale, tra virgolette, quindi si tende ad accordare i tom soprattutto molto più melodici, nel senso quasi come se ogni tom fosse una nota, quindi si tirano molto di più le pelli per riuscire a fare delle melodie anche con la batteria. Poi ovviamente dipende, ci sono altri generi come il reggae in cui la batteria deve essere veramente molto molto secca. Farei una stanza nella stanza? Questa è una domanda per chi ha visto sulle mie storie di Instagram che mi sto incominciando a fare il mio studio nuovo. Quindi non farò una stanza nella stanza, perché praticamente voglio provare, anche in realtà per spendere un po' meno, a non farla, dato che ho i muri molto spessi, più o meno spessi 50 cm. Quindi le stanze nella stanza per adesso no, poi se non basterà sicuramente la farò. Da quanto tempo suoni? Quanti anni hai e come hai deciso di iniziare a suonare? Allora, qualcosa ho già risposto. Allora, io avrei voluto cominciare a suonare all'età più o meno di 6 anni. Da bambino ero preso benissimo per la batteria, subito proprio preso bene. Ma poi in realtà non ho cominciato a suonare perché avevo paura del saggio. Solo dopo tanti anni ho scoperto che quel saggio non dovevo farlo per forza. Però vabbè, da bambino suonare davanti agli altri mi faceva veramente paura. Poi dopo un po' di tempo, mi è passata questa cosa in realtà, dopo un po' di tempo, verso i 13 anni, ho visto questo mio amico che suonava la chitarra, quindi ho detto quasi quasi voglio provare chitarra. Però in testa avevo anche batteria, quindi ho fatto due lezioni di chitarra, due lezioni di batteria e poi ho salutato la chitarra e gli ho detto vabbè, io suono la batteria. Quindi ho cominciato così, principalmente perché ho visto un mio amico che suonava e quindi volevo suonare anch'io. Poi da piccolo imitavo tutto quello che faceva lui, quindi lui suonava, dovevo suonare anch'io. Trattamento acustico, insonorizzazione nella tua nuova stanza. Trattamento acustico, praticamente completamente trattamento acustico tramite pannelli fonoassorbenti. Dimmi. No. Perché hai iniziato a suonare e la tua famiglia ti ha aiutato durante il tuo percorso? Saluti, sei un grande. Grazie. Sì, la mia famiglia mi è stata molto dietro all'inizio, devo dire che perché io giocavo a calcio. Poi a un certo punto ho cominciato a suonare e ho detto mollo tutto per suonare, ma tipo dopo 2 mesi. Quindi la mia famiglia mi ha detto ma sei scemo, cioè hai giocato una vita, sei andato a scuola, tutto, e adesso vuoi mollare tutto dopo 2 mesi che suono la batteria. Sì, voglio mollare tutto, poi ho mollato dopo un po'. Però comunque, a parte questa cosa iniziale, la mia famiglia è veramente stata molto molto dietro, quindi ringrazio la mia famiglia per avermi permesso di studiare e andare avanti con la musica. Quelli stelli di legno diventeranno pannelli fotoassorbenti? Ecco, chi mi segue su Instagram avrà visto che ho comprato del legno per farmi qualcosa. In realtà sì, diventeranno dei pannelli fotoassorbenti e li farò io, nel senso con legna, chiodi, lana di roccia, poi gli metterò un, come si chiama, tessuto e verranno dei pannelli fotoassorbenti fighissimi. Spero. Ciao Luca, spiega i gospel chops anche se è un argomento inflazionato ultimamente. Il video in realtà l'ho già fatto e ve lo lascio sempre per qui da qualche parte, da una parte o dall'altra, non mi ricordo. In realtà l'unica cosa che voglio dire, raga, è che i gospel chops adesso sono un po' di moda, sono una figata secondo me, ma non devono essere l'unica cosa che dobbiamo riuscire a fare, nel senso non è che dobbiamo dire devo fare i gospel chops perché altrimenti non sono capace a suonare. No, c'è un sacco di gente che suona benissimo e non fa i gospel chops, e più che altro i gospel chops visti come linear soprattutto non devono per forse essere fatti veloci, ma prima studiateli lenti perché possono essere veramente musicali, possono essere fighissimi. Quando finirai il nuovo studio? Vado alla domanda dopo. No, in realtà il nuovo studio spero di finirlo per fine luglio, o almeno riuscire a fare alcuni video dentro quello studio nuovo per fine luglio. Poi comunque ve lo farò vedere metà agosto al massimo, al massimo, al massimo. Quanti minuti hai dormito stanotte? Ti vedo in gran forma, alla grande. Non so se sia ironico o no. Vabbè, comunque stanotte ho dormito 6 ore e mezza. Come studiare con Filmer? Studiare con Filmer è una figata, perché io sono arrivato da 3 anni con Max Furien, con cui mi sono trovato da paura, sia perché è una persona fantastica e perché è un batterista pazzesco. Studiare con Filmer è stato figo perché è un approccio completamente diverso. Per quanto siano tutte e due fenomenali, Filmer ha un approccio più goliniano, tra virgolette, come studio, perché ovviamente lui, vabbè, arriva da Golino. È molto diverso dall'approccio di Max e quindi quello è stato una figata. Poi quell'approccio lì a me piace un sacco, quindi studiare con Filmer, raga, io lo consiglio a tutti, perché prima è una persona pazzesca, è una persona simpaticissima e poi è un gran batterista e sa tutto, è super preparato.
fatto, è un batterista pazzesco. Ciao, puoi fare un video ogni tanto su come procedono i lavori del tuo nuovo studio? Li sto facendo tramite storie Instagram, però poi dopo farò un video YouTube in cui vi farò vedere tutto quello che ho fatto e vi spiegherò come l'ho fatto su YouTube, però per adesso tutti i lavori che sto facendo nello studio nuovo li metto come storie Instagram, quindi seguitemi su Instagram se volete essere aggiornati sul nuovo studio, perché tramite le storie metto cose. 5%, vai, non so cosa chiedere ma voglio apparire nel video, ok, quindi non credo di dover rispondere a questo. Quando hai iniziato a studiare e con che approccio mentale hai iniziato? Ho iniziato, come vi dicevo, a 13-14 anni più o meno, molto tranquillamente, nel senso perché volevo provare a suonare, mi interessava la questione delle batterie, ero preso bene per la batteria, così ho cominciato, credo come tutti. Però comunque devo dire che dopo pochi mesi è diventata veramente una cosa molto 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 seria, cioè l'ho preso molto seriamente e ho cominciato a studiare bello deciso, perché ho capito che quella roba mi piaceva e quella volevo fosse la mia strada. Cosa pensi della Dante Agostini? Spero tu la conosca. Sì, la Dante Agostini penso tu stia intendendo come scuola, è una scuola fighissima, molto 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 figa, e più che altro in generale Dante Agostini ha sempre fatto dei metodi bellissimi. Io ho usato soprattutto quello per quanto riguarda la tecnica, quello per la lettura a prima vista e anche quello per la lettura in generale, il numero zero mi sembra, quello giallo di libro, sono fighissimi. Mi regali un Galpez? So che cos'è un Galpez, ma non te lo regalo, mi spiace, me lo tengo io. Black Music è come apprendere ascoltando la musica. Apprendere ascoltando la musica, raga, è importantissimo. L'altro giorno uno mi ha scritto dicendomi: ma come faccio ad apprendere ascoltando la musica? Cosa vuol dire apprendere ascoltando la musica? Ovviamente se noi ascoltiamo la musica alla radio mentre cuciniamo non impariamo niente, però quando ascoltiamo la musica, quando ascoltiamo qualcosa che ci piace o quando ascoltiamo qualcosa di nuovo, cerchiamo di pensare a quello che stiamo ascoltando, a come lo stiamo ascoltando eccetera, e soprattutto ad ascoltarlo bene senza troppi casini intorno eccetera. Ascoltare serve tantissimo, più che altro perché per prima cosa ci influenza. Se noi ascoltiamo il modo di suonare di un batterista, sicuramente qualcosa in testa ci rimane, quindi se noi lo ascoltiamo tanto, quando poi noi andremo a suonare un po' siamo influenzati da quel batterista che abbiamo ascoltato tanto. E poi più che altro trascrivere quello che abbiamo ascoltato, trascrivere le cose che ci piacciono, quello ragazzi fa tantissimo. Vi farò anche il video sulle trascrizioni, sicuro, promesso. 3%. Perché non fai un video che parla del rapporto tra bassista e batterista? Non è stato ancora fatto. In effetti è vero. In realtà però secondo me non è tanto importante. Il rapporto tra bassista e batterista è importante, ma bisognerebbe farlo tra batterista e band, o comunque tra ogni componente della band. Perché? Perché tante volte c'è la cosa di dire batterista e bassista vanno insieme e poi ci sono gli altri. In realtà non è così. Batterista e bassista vanno insieme, ma poi devono comunicare anche con gli altri. Quindi è importante fare al massimo un video su come comunicare bene con tutta la band. Qualche esercizio per costruire la velocità attorno al set. Ho fatto un video dove parlo del metodo Rudimental Patterns di Jokusatis. Quello lì secondo me per la velocità sul set è fighissimo. È un po' palloso, diciamo, come metodo, però è fighissimo. Vi lascio anche quello in una scheda qui sopra. Luca, faresti un video dove spieghi il monitoraggio sul palco? Vorrei conoscere il tuo setup e come gestii. Allora, sicuro lo farò. Quello lo farò a breve. Cercherò di farlo tipo tra 2 settimane. Lo cerco di registrare e poi monterò e ve lo farò vedere. Vi faccio vedere tutto quello che uso per quanto riguarda la batteria, cosa ho di batteria, pelli, piatti eccetera eccetera, e poi vi faccio vedere tutta la parte invece più di monitoraggio, tutta la parte anche elettronica che uso eccetera. Ve lo faccio sicuramente quello, non vi preoccupate. Quindi le domande sono finite, io vi ringrazio per queste domande. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video un pochettino diverso, perché se vi piacciono questi tipi di video potrei farli ogni tanto. Vi fate le domande su Instagram oppure mi fate le domande nei commenti su YouTube, che ne so, e io vi rispondo in un video YouTube, perché mi piace questa cosa. Quindi io vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, ma soprattutto Instagram, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!